tubo, come voi vedete, questo carboidotto, dobbiamo smontarlo sino al torrente Segno e dovremo andare a chiedere ospitalità all'interno di tutti questi spazi che diciamo noi sono congeniali per poter operare. E la cosa che a noi fa veramente piacere oggi è segnalare che è un percorso che è partito un po' di anni fa. Il primo approccio vado a Ligure, dove noi, la nostra azienda è nata in provincia di Savona, quindi siamo tornati un po' alle origini. Oggi è una giornata veramente per noi emozionante, ecco, perché essere qui in un contesto del genere, dove le nostre origini sono savonesi, la nostra azienda oggi opera non solo in Liguria, ma opera in Lombardia, in Toscana, in Francia, in Svizzera, in Bulgaria, in diversi stati europei, e ritornare a Vado, dove noi ci teniamo, Vado e Quigliano, ci teniamo veramente a insediare questo polo logistico con il nostro centro di formazione che avevamo già annunciato tempo fa, è una cosa che veramente ci dà molto orgoglio. E un grazie di cuore a tutte le nostre maestranze, compreso la Vita CMC, che stanno collaborando con noi per darci assistenza allo smontaggio degli impianti interni di questo carbondotto, perché la cosa complessa è che noi non stiamo demolendo ma stiamo smontando, che è una cosa leggermente diversa. Quindi, come diceva mio papà, oggi qui è il primo step di questa prossima riconversione industriale che tutti noi cercheremo di realizzare insieme, in sinergia, creando così il nostro nuovo polo logistico. Inizialmente l'avevamo chiamato anche Cittadella, proprio perché all'interno faremo delle nostre aree, abbiamo numerosi progetti e vorremmo anche diversificare l'azienda in parecchi settori che ad oggi ancora per noi, soprattutto per la nuova generazione, quindi per, diciamo, le persone un pochino più inesperte come me, e vorrebbero appunto, diciamo, quelli che non conoscono ancora bene, vorremmo diversificare l'azienda in questi settori. E abbiamo numerosi progetti e vi dico la verità, ogni volta che noi usciamo la sera con mio papà o con alcuni dei nostri collaboratori e valichiamo il cancello nel viaggio verso casa, che abbiamo qui circa 30 km, ogni sera abbiamo un nuovo idea, un nuovo progetto, una nuova attività che vorremmo intraprendere, e che quindi ancora oggi abbiamo un po' di confusione tutti quanti, perché l'area è talmente vasta che i progetti comunque sono anche veramente numerosi.